30 maggio 1975 nasce l'ESA, Agenzia Spaziale Europea, la porta di accesso allo spazio per il nostro continente. 2200 tra scienziati, ingegneri, specialisti informatici e personale amministrativo, provenienti dai 21 Stati membri, realizzano ogni giorno la missione di sviluppare capacità e progetti comuni, studiati per garantire che gli investimenti producano ricadute positive per tutti i cittadini. La sede centrale dell'ESA è Parigi. I settori principali sono distribuiti anche in Germania, centro operativo spaziale con sede a Darmstadt, centro di addestramento a Colonia, nei Paesi Bassi, a Noordwijk, il principale polo di ricerca tecnologica che ospita i team di progetto satellitare e le strutture di prova dell'agenzia, che si occupa del controllo, monitoraggio e recupero dei dati satelliti. L'Istituto d'Osservazione della Terra, con sede a Frascati, supporta EarthNet, il sistema di telerilevamento e distribuzione delle immagini. L'agenzia ha inoltre una base di lancio nella Guyana francese. Il Consiglio è l'organo di governo. Ciascuno Stato membro è rappresentato e ha diritto a un voto. L'agenzia è guidata dal direttore generale, eletto dal Consiglio ogni 4 anni. Gli astronauti europei come Luca Parmitano, Samantha Cristoforetti, Paolo Nespoli partecipano alle missioni Soyuz verso la Stazione Spaziale Internazionale, alcuni anche a quelle dello Space Shuttle.